Ciao a tutti, sono Simone Blingino, abito a Prea, una frazione di Roccaforte Mondovì. Ho 44 anni e negli ultimi 7 anni ho deciso di cambiare vita, passare da barista gelataio a apicoltore. Ho deciso di affrontare questa scelta perché la vita che facevo prima non mi stava più e ho deciso di affrontare questo percorso con le api per curiosità. Questa curiosità poco alla volta mi ha portato a diventare appassionato e mi ha anche dato la possibilità di trasformare questa passione in un lavoro. Sono anni molto difficili per l'apicoltura perché comunque il cambiamento climatico influisce molto sulla produzione di miele. Sto cercando di far capire alla mia clientela le varie diversità tra i mieli, ma soprattutto quella che un buon miele di mille fiori prodotto in un posto incontaminato come Prea ha di certamente miglior qualità di una caccia qualunque trovata in un supermercato magari a pochi spiccioli. Il percorso mi rendo conto che sarà ancora molto duro perché far cambiare le abitudini alimentari delle persone non è una cosa semplice, però negli ultimi 2 anni ho avuto già discreti risultati di vendita e soprattutto soddisfazione sul prodotto. Queste che vedete qui dietro sono le 16 arnie stanziarie che ho proprio su Prea. Non vengono mai spostate da qua, stanno praticamente 365 giorni all'anno e a dirla tutta sono le arnie che mi danno più soddisfazioni perché sono quelle meno problematiche sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista produttivo. Solo per fare un esempio di numeri, l'anno scorso ho avuto una produzione media di 15-20 kg sulle arnie che ho dovuto spostare facendo nomadismo. Queste qua da sole mi hanno prodotto una media di 36 kg di primaverile e 48 kg di estivo ad arnia. Qui è dove vorrei essere, Prea, il mio paese, la sede della mia attività, dove cercherò con gli anni di far capire alla gente le diversità del miele. Ma se volete sapere di più sulla mia attività, leggete la guida di questa settimana. Venitemi a trovare, venite a visitare Prea. Ciao a tutti.